seconda semifinale del terzo Memorial Ivan Batsu, categoria giovanissimi, si affrontano Carbonia e Olbia con le squadre nel centrocampo agli ordini della terna arbitrale composta dal fischietto di Coni, che sarà coadiuvato dagli assistenti De Candia e Siddi. Andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo dall'Olbia di mister Caucci, che schiera i suoi ragazzi con la canonica numerazione dall'1 all'11. Con l'1 c'è Truddaiu, col 2 Latte, col 3 Pudda, col 4 Concas, col 5 Giagheddu, col 6 Pugioni, col 7 Rosas, col 8 Mei, col 9 Carpinelli, col 10 Mameli e con l'11 Zannini a disposizione della tecnico della formazione gallurese, il numero 12 Raspizzu, il 13 Pirina, il 14 Cerra, il 15 Del Duca, il 16 Caocci, il 17 Cianfrocca, il 18 Bonanno, il 19 Piccinnu, il 20 Fiori. Risponde il Carbonia di mister Floriano Congiu, schiera tra i pali il numero 31 Pintus, e poi anche in questa circostanza si prosegue con la canonica numerazione, però stavolta dal 2 all'11, con il 2 c'è Mulas, col 3 Urru, col 4 Mancini, col 5 Gherardini, col 6 Saiu, col 7 Mazzotta, con l'8 Pilas, col 9 Muscas, col 10 Bassu e con l'11 Matteo, 4 giocatori a disposizione di mister Congi, due portieri Billai e Sulas, il numero 14 Murtas e il numero 15 Sartini. Anche in questo caso, come è ovvio che sia, due tempi da 25 minuti, qualora non dovessero bastare per decidere chi andrà in finale contro il Budoni, due tempi supplementari da 10 minuti cada uno, non dovesse essere ulteriormente sufficiente, 5 rigori per parte per stabilire quella che sarà la seconda finalista, partita iniziata da qualche secondo con Carbonia che prova a lavorare subito questo pallone con il suo numero 9 Muscas, che compone il duo d'attacco con Basciu, che guadagna la propria metà campo per procalciarsi questo calcio di punizione che viene battuto da Mancini. Questa palla profonda che salta, pericolosa per un compagno, maniera pericolosa per l'estremo difensore dell'Olbia Truddaiu, che rischia un po' la frittata valutando male il rimbalzo e disturbando in maniera un po' sospetta il diretto avversario, terno arbitrale che non se l'è sentita di fischiare il calcio di rigore, un calcio di rigore che ha deciso anche la prima semifinale, arrivata all'ultimo secondo utile nel secondo tempo supplementare, trasformato dal numero 32 del Budoni Messina. Ma torniamo a quella che è la stretta attualità, ovvero al racconto di questa seconda semifinale tra Carbonia e Olbia, poi come è fatto per le partite che vi abbiamo raccontato in precedenza. Andremo a raccontarvi quello che è stato il cammino delle due squadre nel corso di questi tre giorni di sport, in scena qui a Budoni. Carbonia che è partito bene, ma ora l'Olbia prova a farsi vedere nella metà campo offensiva, questo tentativo di Mameli di andare in verticale, la chiusura in tackle di Mazzotta, rimessa laterale per l'Olbia affidata alle mani di Antonio Latte, difensore basso, esterno basso destro della squadra di Caocci. Carbonia che ha vinto il suo raggruppamento con 6 punti, battendo per 1-0 Futura Sales e per 6-3 una delle due squadre di Budoni, Budoni Rosso. Quello che riguarda invece l'Olbia, 6 punti anche per i gallurisi, battuta la Puri e Forti per 2-0 con un rotondissimo e tennistico 6-0 il Porto Rotondo. Fallo laterale in zona d'attacco per il Carbonia, rimane a terra vittima di una botta Muscas, interrompe il
gioco, il direttore di gara si rialza, Muscas, solo un grande spavento per uno dei due attaccanti. Del Carbonia, gioco che è stato fermato non per soccorrere Muscas ma per un fallo subito da un giocatore del Carbonia che ha dato origine al calcio di punizione. Si appresta a eseguire Gherardini, palla che si abbassa in maniera sinistra, ha segnato il Carbonia, ha segnato Davide Gherardini, dunque avanti la formazione di mister Congiu al quarto minuto direttamente su calcio di punizione. Davide Gherardini, Carbonia 1, Olbia 0, ma grosse responsabilità in questo gol per il portiere dell'Olbia Samuele Trudaio, che già qualche minuto fa aveva valutato male una traiettoria, forse ingannato dal vento, in questo caso ha pagato dazio decisamente maggiore. Carbonia 1, Olbia 0 al quinto minuto, anzi al quarto minuto, il gol direttamente su calcio di punizione di Gherardini. Vediamo un po' di che entità e se ci sarà reazione da parte dell'Olbia, colpita a freddo, che la prova a riorganizzarsi con Concas. Recupera palla il Carbonia con Saiu, il tentativo di andare in verticale da un compagno, recupera ancora la formazione in maglia bianca, e calzoncini e calzettoni neri, latte all'indietro da Jagheddu. Capitano dell'Olbia torna ancora dal suo numero 2, con calma Jagheddu, palla forse un po' troppo forte qui per Mameli, che riesce comunque ad addomesticarla. Pugioni scambia ancora col compagno di reparto Jagheddu, si muove tra le linee, riceve Concas, poi fa sfilare Carpinelli, tentativo di andare sulla destra da dove si era mosso Zannini, libera il Carbonia. L'Olbia ancora prova col suo 4-3-3 a stabilizzarsi con maggiore frequenza nella metà campo offensiva. Pudda porta palla, riceve May, apertura sulla destra per ancora Zannini, stringe bene la diagonale Orru, ancora Olbia però sulla seconda palla più reattiva, poi non c'è la palla corta cercata dal giocatore gallurese. Ora Olbia col sinistro, arriva il pareggio immediato della formazione olbiese, ha segnato il numero 11 Zannini. Dunque sesto minuto, Carbonia 1, Olbia 1, il gol di Zannini, dunque botta e risposta. E se avevamo qualche dubbio sulla reazione dell'Olbia, eccola qua servita con l'interno sinistro di Andrea Zannini, e dunque pareggia immediatamente i conti, infatti annullando gli effetti del gol di Gherardini. Dunque tutto quello che non avevamo visto tra Budoni e Montalbo Siniscola in termini di gol l'abbiamo decisamente visto in questi sei minuti iniziali della seconda semifinale. Al quarto Gherardini, al sesto Zannini, Carbonia 1, Olbia 1, e si riparte dalla parità iniziale praticamente. Decisamente una manna per l'Olbia, il pareggio immediato. Ora vediamo da che parte penderà l'inerzia della sfida. Ci sono ancora 18 minuti in questo primo tempo. Una vita, può succedere ancora decisamente di tutto. Messa battuta da Pudda, Pugioni, Jagheddu. Carbonia non esaspera il pressing, latte Jagheddu, rimane a terra Carpinelli, gioca Mameli, si rialza senza grosse conseguenze il numero 9, apertura sulla sinistra, il tentativo di traversone dal fondo, chiusura di Nicola Mancini, il calcio d'angolo per l'Olbia,
dovrebbe essere May sul punto di battuta, tocco vicino per Mameli, sfruttano la superiorità numerica ai giocatori dell'Olbia, la palla sul secondo palo, il colpo di testa di Jagheddu, se la cava in qualche maniera e con un grande intervento il portiere Pintus. Quel colpo di testa di Capitan Jagheddu e Olbia vicina al 2-1, nono minuto del primo tempo. Ancora emozioni dal sintetico di Budoni. Ancora il vento a disturbare l'esecuzione e a ritardare la battuta di questo calcio di punizione. Mancini, la palla che sbuca dalle parti di Basciu col pallonetto. Basciu, buco difensivo qui dell'Olbia, non ne approfitta Basciu, viaggiando al ritmo di una palla gol ogni 40 secondi. Dal fondo Trudaiu, provare anche un po' ad abbassare i ritmi vorticosi di questo inizio di partita. Trudaiu, che è suo malgrado è stato protagonista in negativo del gol di Gherardini. Proprio Gherardini che prova a liberarsi col sombrero di un avversario. I ragazzi in campo che devono ancora valutare al meglio quella che è la portata dell'evento. Cambio di gioco, la palla che sbuca dalle parti ancora di Zannini, l'uscita tempestiva di Pintus che nega la possibilità di tirare in porta a Zannini, che qua arriva in netto ritardo su Mazzotta. Intervento poco simpatico questo del numero 11 dell'Olbia, che si scusa col numero 7 Mazzotta, che inizialmente non l'aveva decisamente presa di buon grado. A colloquio Zannini e Mazzotta. Siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, 1-1 il parziale, le reti di Gherardini per il Carboni e Zannini per l'Olbia. Fissare il risultato parziale di questa metà di primo tempo. Terzo Memorial Ivan Bassu, categoria giovanissimi, seconda semifinale tra Carboni e Olbia. Nella prima il Budoni ha vinto praticamente all'ultimo secondo contro la Montalbo Siniscola, gol su calcio di rigore di Messina proprio agli ultimi secondi del secondo tempo supplementare. Tanto qua arriva la rimessa dal fondo protetta dalla retroguardia dell'Olbia, ritmi che si sono logicamente abbassati rispetto a quelli vorticosi andati in scena, palesatisi sul terreno di gioco nei primissimi minuti di gara. Prova ancora a ripartire l'Olbia, rimane alta la pressione del Carbonia. Recupera palla ma è costretta a concedere un fallo laterale. Ultimo tocco di Gherardini. Rimessa per l'Olbia, batte latte. All'indietro da Capitan Jaghe, dove poc'anzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo è andato vicino al gol del 2-1 con un colpo di testa neutralizzato in qualche maniera da Pintus. Palla profonda ancora per Zannini, che prova ad andare via a Mancini. Si è alzata la bandierina del primo assistente De Candia a segnalare probabilmente una posizione irregolare dello stesso Zannini. Così è il gioco che riprende da qualche metro più avanti rispetto al limite dell'area del Carbonia. Siamo al tredicesimo minuto nel corso del primo tempo. La battuta
di Mancini, profonda, gran controllo qua col sinistro di Basciu. Sanna. Che in qualche maniera viene fuori da una situazione complicata con May, apertura sulla destra dove Zanini prima stringe e poi allarga bene la sua posizione, eccolo servito l'autore del gol dell'Olbia, ancora Zanini, rientra sul sinistro, evita due avversari, poi scarica sull'ate che rischia e perde palla sulla pressione di Mazzotta, salvo poi contro recuperarla, ancora Olbia. Carbonia ci prova a metterci tanta garra, qua c'è il fallo abbastanza evidente subito da Alessio Mulas, punizione per il Carbonia, 14° minuto, 1-1 questa seconda semifinale. In tribuna il Budoni aspetta il nome del suo avversario nella finalissima per quello che riguarda la categoria giovanissimi. Finale esordienti, già composta, che vedrà protagoniste la Palma Monte Urpino e Olbia Rossa. Ancora l'imbucata per Zannini, spazza via senza pensarci troppo Mancini. Attenzione all'uscita rischiosa di Trudaio, stavolta valuta decisamente meglio il vento. Poi l'apertura di Mameli che intendeva premiare la sovrapposizione di Pudda, pallone non controllato dal 3, rimessa già battuta dal Carbonia, rischia qua Giaghedu, ancora in comprensione con Trudaio, sempre molto bravo nell'inserirsi in eventuali falle difensive Muscas in questo caso. Il movimento in profondità di Carpinelli, una buona lettura difensiva della squadra di Congiu. Ancora Olbia che ha decisamente reagito bene al gol iniziale e non era così scontato. Attenzione ancora una piccola incertezza difensiva da parte della coppia di difensori centrali dell'Olbia. Spazza via Trudaio. Rimessa laterale qua per il Carbonia, manca il pallone, tanto scorrono via i secondi, siamo al 16° minuto nel corso del primo tempo, 1-1 tra Carbonia e Olbia. Arriva finalmente il pallone, rimessa in gioco affidata a Mulas. Ancora di testa il piccolo numero 2 del Carboni. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca. Muscas anticipato secco qui da Giaghedu. Altro anticipo stavolta di Mancini. Anticipo e controanticipo, palla a lato. Si riparte dalle mani di Pudda. Mameli. Verticale a cercare May, si muove bene tra le linee, attenzione al movimento del tridente olbiese, si era aperto molto bene sulla destra Zannini, ha scelto la via centrale, la ricerca di Carpinelli qui, Daniel May, Carbonia ha arginato ma il possesso è ancora per la squadra gallurese con Giaghedu e va in verticale a cercare Zannini, altra buona lettura stavolta di Saiu. L'Olbia appare più convinta, latte. Riceve Concas. Poi va in rotta di collisione con un avversario, poi Carpinelli, bene con la suola. Recupera il Carbonia che ora fatica a ripartire. Piras. C'è un compagno di squadra a terra. Punizione,
anzi scusate, palla messa in fallo laterale, non c'è stato in realtà fischio del direttore di gara per bloccare il gioco, intervengono i sanitari del Carbonia per soccorrere il ragazzo rimasto a terra. Come ricordato in precedenza, ritmi che si sono decisamente abbassati rispetto all'inizio scoppiettante in cui sono arrivati sia i due gol di Gherardini e Zannini, ma almeno un altro paio di occasioni per parte. Il giocatore è rimasto a terra per il Carbonia, era il numero 5 Gherardini, che eravamo debitori del suo cognome. E l'Olbia che potrà rimettere il pallone in gioco e renderlo al Carbonia, che riparte dalla rimessa dal fondo. Di Pintus. Con il tacco qui May, attenzione alla pressing alto dell'Olbia, qua il Carbonia al momento non esce più. Rosas non controlla e Mulas può rifiatare mettendo il pallone in gioco con le mani. 20° minuto, sempre 1-1, 5 al termine. Ricordiamo ancora una volta la durata della sfida, due tempi da 25 minuti in caso di parità, due supplementari da 10 minuti in caso di ulteriore equilibrio, saranno i calci di rigore a stabilire il nome della seconda finalista. Con le mani Mulas, in profondità va Gherardini, ma non ci sono giocatori del Carbonia ad occupare la metà campo difensiva dell'Olbia. La formazione in maglia blu scuro, l'opportunità comunque di alzare il pressing con il fallo laterale concesso. Il rilancio di Truddaio, ancora una volta rallentato dal vento. Mazzotta, ma solo per un attimo. Ancora Olbia con Latte. Giaghedu. Buca qua l'intervento Orru. Ci mette una pezza solo per un attimo il compagno, poi Rosas si fa passare il pallone tra le gambe, di fatto perdendo più di un tempo di gioco. Puda da Mameli, siamo ai 25 metri, prova a passare per May. Carbonia spazza via, prova a far salire la sua linea difensiva come da indicazioni di mister Kunju. Giaghedu riceve Concas, va via Zannini a un avversario, anche il secondo che lo stende, si gioca per il vantaggio, si muove in posizione regolare Carpinelli, Carpinelli! Ha segnato l'Olbia, ha segnato Giacomo Carpinelli, 22° minuto nel corso del primo tempo, l'ha ribaltata l'Olbia con il gol di Giacomo Carpinelli, ma tutto nasce ancora da una splendida giocata di Andrea Zannini. Dunque Carbonia 1, Olbia 2. La ribaltata, la formazione gallurese, il gol di Carpinelli al 22° minuto. Marcatura che era un po' nell'aria per quello che, per quelli che erano stati gli sviluppi del gioco. Dopo il pareggio di Zannini, l'Olbia ha trovato ulteriore forza, il Carbonia si è un po' impaurito, non è più riuscito a ripartire. Ed ora ancora Giaghedu a testa alta a cercare proprio Carpinelli, ancora Zannini, bella triangolazione che manda in porta Carpinelli, ma si è alzata da mo la bandierina di De Candia. Altra buona triangolazione, fronte a destro dell'Olbia che sta costruendo più di un grattacapo alla fase difensiva del Carbonia.
con Zannini che viene bene dentro il campo e si ritrova a dialogare all'interno di centrocampo di competenza, ma per questioni di centimetri Carpinelli non si è ritrovato di nuovo a tu per tu con Pintus. Latte, facciamo vedere ancora Zannini, è sempre la prima opzione quando il gioco va da quella parte. Eccolo Zannini, quasi triplicato, si va alla cieca da Carpinelli, si muove anche lui molto bene, dà ancora un'occhiata al compagno, ancora Zannini, prova ad andare via con il controllo orientato, Zannini non la perde mai, ancora Zannini, attacco forse falloso, quello portato al numero 11 dell'Olbia, tanto poi qua con la suola Mameli forse esagera un po', guadagna comunque la rimessa con le mani, la batte Latte, si muove ancora Zannini, da Concas a memoria, cercare il movimento di Carpinelli che non desiste, va a complicare tantissimo la vita a Nicola Mancini, alla fine riconquista il pallone Carpinelli e poi guadagna il calcio d'angolo, la chiusura di Alessio Mulas, ultimo giro di orologio del primo tempo, 2-1 per l'Olbia, che ora con gran calma amministra quella che potrebbe essere l'ultima chance offensiva del suo primo tempo, un primo tempo che era iniziato in maniera decisamente complicata con il gol di Gherardini, calcio d'angolo, palla che sbuca sul primo palo, poi sulla ribattuta il tentativo di Rosas, con coordinazione precaria, tiro alto. Ripartito il Carbonia, l'Olbia rimane alta in pressione, stavolta Zannini forse commette il primo errore tecnico della sua partita. Muscas recupera palla Zannini, ancora Zannini che danza sulla linea laterale, pallone che era uscito, rimessa per il Carbonia. Siamo oltre il tempo regolamentare, probabilmente 60 secondi di recupero che invece non vengono decretati dal direttore di gara, il signor Coni, che fischia due volte e manda le due squadre al riposo. Carbonia 1, Olbia 2, le reti di Gherardini, Zannini e Carpinelli a fissare il risultato parziale. Noi ci fermiamo un attimo, ci sentiamo per il secondo tempo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di primo ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Thank you.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Arianna Melis e Consuelo Scameroni con i loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. Di nuovo in campo Carbonia e Olbia, seconda semifinale Memorial Ivan Bassu, categoria giovanissimi, primi 25 minuti di partita andati in archivio con l'Olbia in vantaggio con il punteggio di 2-1, rapidamente quella che è stata la successione delle reti con i ragazzi di Congiu che erano passati in vantaggio al quarto minuto con un beffardo calcio di punizione di Gherardini che ha sorpreso Trudaiu fuori dai pali. Due minuti dopo il pareggio di Zannini, lo stesso esterno destro d'attacco della formazione gallurese che ha decisamente messo in difficoltà la difesa del Carbonia a dare origine all'azione che ha portato al gol di Carpinelli, arrivato al 22esimo minuto della prima frazione. Con questo risultato le due squadre sono rientrate sul terreno di gioco da poco più di un minuto agli ordini del signor Coni, che sta dirigendo la sfida coadiuvato dagli assistenti De Candia e Siddi. Dunque decisamente smentito chi pensava un'Olbia in difficoltà dopo essere stata colpita a freddo. Zannini e compagni hanno immediatamente reindirizzato l'inerzia della gara verso i binari a sé più congeniali. Tant'è che è ancora la squadra in maglia bianca ad attaccare. Qua il Carbonia guadagna un fallo laterale, ma vedete come l'Olbia tenga comunque costantemente anche in fase di non possesso almeno 4-5 giocatori in zona palla proprio per perfezionare la fase di recupero. Sono 4-3-3 molto ben disegnato e ben congegnato da mister Cauci. Qua Carpinelli, intervento forse con il piede a martello di Saiu, non è dello stesso avviso il direttore di gara che fischia ora per concedere un piazzato all'Olbia. Non dovrebbero esserci stati cambi nel corso dell'intervallo. Squadre che tornano in campo con i medesimi 22 che hanno iniziato questa seconda semifinale ad attendere la vincente di questa sfida, il Budoni, che nell'altra semifinale ha battuto il Montalbo Siniscola con un rigore proprio all'ultimo secondo. Tanto arriva il calcio di punizione ben letto e controllato da Pintus, dicevamo, dell'altra semifinale. Budoni che ha battuto la Montalbo Siniscola con il punteggio di 1-0, il rigore di fatto al 70esimo, al 10° minuto del secondo tempo supplementare, trasformato da Messina. Ancora Olbia a recuperare solo però per un attimo palla nella metà campo offensiva. Qua se la cava invece con mestiere Giagheddu che manda per le terre Basciu con una spallata regolare. Mancini, poi Muscas, recupera palla l'Olbia, continua a portare una buona densità di uomini in zona palla, questo favorisce la propria manovra quando la squadra di Cauci è in possesso di palla e agevola il recupero palla, soprattutto dal momento in cui il Carbonia decide di provare a costruire palla a terra. Qua il rilancio lungo di Giagheddu a smentirci immediatamente. Pallone bloccato da Pintus che rilancia però corto. Ancora Olbia con
l'esterno di destra d'attacco Mameli, dovrebbe essere lui. Adesso è andato a duello e a vincerlo con il diretto avversario. Calcio di punizione per l'Olbia, sorta di corner corto. Sul punto di battuta ci sono Mameli e May. Dunque un mancino e un destro. Attenzione al vento. Batte May, la palla che sbucca sulla fascia centrale, rimane a terra Pintus, toccato fallosamente da un avversario. Gioco fermo. A terra Dimitri Pintus. Sono andati via 5 minuti abbondanti nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che il Carbonia ha vinto il suo girone, il C, battendo la Futura Sales con il punteggio di 1-0 e la squadra rossa di Budoni con il punteggio di 6-3. Per quello che riguarda invece l'Olbia, è arrivata la vittoria del girone B con le affermazioni su Puri e Forti e Portoroto. Nei quarti di finale la squadra di Caucci ha avuto la meglio sul Futura Sales, mentre il Carboni ha battuto il Porto Rotondo sempre con il punteggio di 1-0. Prova a portarsi avanti il pallone con il petto Basciu, recupera palla l'Olbia e poi rischia un po' in fase di ripartenza. Arriva il intervento nettamente in ritardo, è meritevole di cartellino giallo da parte di Puda, ha commesso fallo su Sanna. Pronto a battere Mancini, con quel pallone al limite dell'area, palla che salta al limite, poi con l'esterno sinistro il tentativo di Mazzotta, probabilmente pallone bloccato stavolta senza problemi da Truddaiu. Ora Carpinelli. Mancini alza troppo la gamba, punizione per l'Olbia. Già battuta, servito Puda, aspettava l'inserimento dell'interno di centrocampo di competenza May. Pallone troppo profondo, se preferite, movimento troppo attardato di May, sta di fatto che il Carboni è già ripartito dal rilancio di Pintus. Latte, ancora Zannini, autentico protagonista e quasi dominatore del primo tempo. Chiama palla Pintus, con qualche secondo di ritardo riesce comunque a uscire e bloccare questa sfera, rilanciarla col destro, dove però viene ancora una volta riconquistata dall'Olbia. Serie di batti e ribatti. Puda, arriva il bel lavoro in disimpegno di Mameli, poi forse un tocco di mano da parte di un giocatore del Carboni e non un fischiacconi. E allora riparte il numero 6 Saiu. Servizio per Basciu che prova a far passare palla tra le gambe di un avversario. Pallone recuperato temporaneamente dall'Olbia, poi intervento in take, il deciso di May, messa laterale per il Carbonia, però non riesce a
consolidare il possesso a palla, finisce per cedere sempre palla agli avversari dopo pochi secondi e altrettanti passaggi. Qua sale ancora in pressing May, palla che termina ancora una volta oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco di Budoni. Sta ospitando questa terza edizione del Memorial Ivan Balzu. Quella che vi stiamo raccontando è la seconda semifinale per quello che riguarda la categoria giovanissima. In finale c'è già il Budoni di Mister Ruggeri. Posizione battuta da Mameli, la palla che sbuca, posizione regolare, c'è Zannini, se non vediamo male. Non dovrebbe essere lui, dato che è tutto mancino Zannini, infatti si tratta del numero 4 Concas. Arriva il fallo, lo stesso numero 4. Aveva tagliato bene sugli sviluppi di questo calcio di punizione. Difesa del Carboni accelera un po' perso, così come il pallone viene perso in questo momento da Saiu, prova a involarsi ancora la formazione gallurese con Carpinelli che cerca Zannini, ha segnato l'Olbia, ha segnato Andrea Zannini. Ma si è alzata la bandierina del secondo assistente Sidi, c'è fuori gioco probabilmente di Carpinelli all'inizio azione. E poi Zannini c'era apparso ben dietro la linea della palla offertagli dal proprio centravanti. Sta di fatto che il punteggio rimane di 2-1 per l'Olbia. Carpinelli ancora una volta partito in posizione irregolare, anche se veramente di poco. Dovrebbe essere un buon monito per la difesa del Carboni. E tanto qua non prende di buon grado con Alberto Piras il lavoro prolungato con la suola di Mameli. Mameli che funge da calamita questo brutto fallo, un po' in ritardo, con un po' di frustrazione anche nei giocatori di Congiu. Per Nolbia che una volta ribaltato il punteggio sta decisamente legittimando. Converge bene Basciu, si gioca solo per un attimo per il vantaggio, poi c'è calcio di punizione per il Carboni. Ha lavorato bene qua Basciu, è riuscito a eludere la pressione avversaria, a farsi fare fallo, far guadagnare così alla sua squadra qualche metro prezioso e costringere l'Olbia almeno temporaneamente sulla difensiva. Olbia che però ha già recuperato il pallone, lancio lungo a cercare Carpinelli, aspetta sereno alle porte della propria area di rigore Pintus. Ancora una volta sta palla profonda, facile preda di Pugioni questa volta, il pallone che arriva all'altro difensore centrale Giagheddu, si fa vedere Carpinelli. Si abbassa la prima punta, si buttano dentro in quattro. Ecco Zannini, ancora con la suola. Zannini, forse subisce fallo, si gioca. Mameli, Pugioni, Giagheddu. Da un'occhiata al proprio estremo difensore, poi sceglie latte. Ancora Giagheddu. Prova a cercare la profondità, non ci crede e non ci prova neanche Carpinelli, protegge il fallo di fondo Mancini. Siamo al 14° minuto, sempre 2-1 per l'Olbia. Qui poc'anzi è stato annullato un gol. Tutto qua Carbonia che viene ben fuori dal pressing di Rosa, una bella giocata di Orru, si era liberato, un bello stile nel pressing avversario, il pressing è diventato falloso mentre tanto arriva un cambio
per la squadra di Caocci, pronto a entrare il numero 17 Cianfrocca. Vediamo un po' se riusciamo a scorgere chi li fa a posto. Dovrebbe trattarsi del numero 7 Rosas. Non dovrebbe cambiare niente, sempre 4-3-3, esterno alto per esterno alto. L'Olbia. May. Palla un po' pigra per Pudda, recupera Basciu. Fa bel numero sullo stretto di Matteo Sanna, vertice dell'area di rigore. Sanna prova il destro. Dopo aver dato un'occhiata in mezzo, scelto la conclusione personale. La chiusura di... in chiusura di Giageddu, Carbonia che si affaccia dalle parti di Trudaiu, messa laterale praticamente nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, infatti è calcio d'angolo. Questa era stata l'impressione iniziale, poi siamo stati parzialmente ingannati dal fatto che il giocatore del Carboni abbia raccolto palla con le mani e l'abbia tenuta tra le stesse per qualche secondo. La battuta mancina sul primo palo, sfera che rimane all'interno dei 16 metri, arriva il pareggio del Carbonia al 16esimo minuto. Sugli sviluppi di questo corner, il Carbonia sorprende la retroguardia dell'Olbia, il gol del numero 8 Alberto Piras. Autore del gol Piras. Dunque Carbonia 2, Olbia 2. Poi arriva il pareggio quasi inaspettato del Carbonia per quelli che sono stati gli sviluppi del gioco. Olbia che ha costruito tanto, però poi si è un po' distratta sugli sviluppi di questa palla inattiva. È stata punita dal destro di Piras, dunque punteggio di nuovo in equilibrio. L'Olbia che prova a riprendere, a macinare il gioco. Mancini, allora il pallone proprio per l'autore del gol Piras. Basciu va ancora a spezzare il raddoppio e quasi li riesce, recupera palla all'Olbia. Ora il Carbonia sembra avere trovato nuova linfa dopo il gol del 2-2. May recupera palla a Piras, è decisamente cambiato il linguaggio del corpo dei ragazzi di Congiu. Sanna tocca uno dei primi palloni della sua partita a Cianfrocca. Eccolo il numero 17. Non riesce, lo stop a seguire di May. Attenzione al recupero palla del Carbonia con Muscas che prova ad andare uno contro uno. Poi rallenta, torna indietro, prova a convergere, spezza il raddoppio. Bel lavoro qua di Muscas. Altro colpo di testa del numero 9. Questa palla profonda alzata in maniera pericolosa per la difesa dell'Olbia, che in qualche maniera prova a complicarsi la vita e quasi ci riesce. Siamo al 18esimo del secondo tempo, da un paio di minuti il punteggio è di nuovo in equilibrio, gol di Piras. A 7 minuti scarsi dal triplice fischio, Carpinelli lavora bene per Zannini, ancora Carpinelli, bella combinazione prolungata tra i due, ancora Zannini e fita i cervi del compagno, poi sterza, prende la fascia centrale, ancora Zannini, Carpinelli stavolta in posizione regolare, anzi no, si alza di nuovo la bandierina di Siddi. Ma di nuovo Zannini e Carpinelli con la loro tecnica e con la loro intesa a far ricredere il Carbonia sulle possibilità di poter ribaltare ulteriormente il risultato. In precedenza alla segnalazione di fuorigioco era arrivato un fallo presumibilmente su Zannini
Una volta non concretizzatosi il vantaggio, il direttore di gara ha concesso il calcio di punizione all'Olbia. Siamo a circa 20 metri di poco abbondanti rispetto alla porta, difesa da Pintus, dunque chance da fermo per l'Olbia. Vediamo un po' chi si porterà sul punto di battuta, un Giaghedu, capitano che lascia i pressi dello stesso, ultimi consigli anche da parte di Carpinelli. Arriva il fischio del direttore di gara, battuta sotto la barriera, ci ha provato Mameli, è stato lui a provare a battere Pintus sotto la barriera. È arrivato comunque un tocco del muro difensivo. Messo su da Pintus, calcio d'angolo per l'Olbia, già battuto. Siamo al vertice dell'area, prova il sinistro a giro, ancora Mameli. Altro cross sul secondo palo, c'è Capitan Giaghedu, si alza ancora la bandierina di Siddi. ...4.30... al fischio finale, ricordiamolo, in caso di parità due tempi supplementari da 10 minuti e ove fossero necessari saranno i calci di rigore a decidere il nome della seconda finalista. Anche la prima semifinale terminata ai supplementari. Giaghedu spazza via Saiu. Attenzione al tentativo di andare in verticale di Muscas, se la cava l'Olbia, però pare aver perso qualche certezza. Puda, controllo difettoso, poi qua c'è il tunnel su Puda da parte di Basciu, grande giocata del numero 10, poi scarica all'indietro per Orruga, rischia un po' sul pressing avversario, poi Gherardini prolunga proprio per Basciu, legge bene la coppia di difensori centrali dell'Olbia. Formazione gallurese che recupera palla. Cugioni, escursione nella metà campo offensiva per il difensore centrale dell'Olbia e viene steso da Piras, calcio di punizione per i bianchi. Arriva il fischio del direttore di gara, batte Mameli, palla che sbuca verso il limite dell'area, spazza il carbone, recupera latte e poi rischia allungandosi un po' il pallone. La Carbonia che per un attimo pensa alla ripartenza veloce, in teoria la sceglie anche ma in maniera piuttosto imprecisa. Con Giaghedu recupera palla il Carbonia nel cerchio di centrocampo, c'è fallo commesso da parte di Piras. Giaghedu, Pugioni con personalità, Mameli, apertura a sinistra per Cianfrocca, prova ad andare via al diretto avversario, cerca addirittura una Veronica su Orru, probabilmente non il momento più opportuno per una giocata del genere. Rimessa in zona d'attacco per l'Olbia con Puda, una delle ultime chance dei tempi regolamentari, un minuto e mezzo al termine. Eccola la bella palla in area di rigore per Cianfrocca, rimorchio per Carpinelli, libera il Carbonia, poi Pugioni sbaglia di testa, allora attenzione alla potenziale ripartenza per il Carbonia con Pugioni costretto a commettere fallo. Ancora una volta l'arbitro osserva lo sviluppo del gioco e poi fischia il calcio di punizione per la formazione di Mister Congiu. Tutto questo quando manca circa un minuto più eventuale recupero al triplice fischio. Ancora Carbonia, Giaghedu,
non ha più molteplici linee di passaggio, così come in altri momenti della gara. Allora il Carbonia con Mulas, arriva il fischio per il fallo subito dal terzino sinistro. Del Carbonia, calcio di punizione con l'Olbia che si abbassa tutta all'interno della propria metà campo. Si vede omaggiata di questo pallone dal Carbonia. Attenzione alla velocità di Carpinelli che mette in crisi il disimpegno di Saiu. Rimane a terra Carpinelli, l'arbitro fischia fallo, Carpinelli a terra non convinto della bontà della decisione arbitrale Saiu. Sta di fatto che con Carpinelli a terra siamo entrati di fatto nel recupero di questo secondo tempo, e Carbonia e Olbia vicine ai tempi supplementari per stabilire quella che sarà la seconda finalista di questo terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi, pronta a contendersi il trofeo. C'è già il Budoni nella prima semifinale, ha battuto la Montalbo di Siniscola con un rigore arrivato all'ultimo secondo del secondo tempo supplementare, è trasformato da Messina. Tre minuti di recupero, questa è la segnalazione del direttore di gara Coni. L'Olbia mette tutti i suoi avanti a partire dal secondo palo, poi serie di tagli, la palla che sfila, non arriva nessuno pronto all'appuntamento con la deviazione decisiva. Blocca facile Piras che poi si accartoccia, come direbbe il buon Pizzo. Rilancio lungo dell'estremo difensore del Carbonia, incolpevole sulle due reti subite. Tanto qua danza sul pallone Mameli, tentativo di andare in profondità da Carpinelli, decisamente meglio ora la retroguardia del Carbonia nell'arginare il tridente offensivo che ha visto nella per più di metà gara protagonisti Zannini e Carpinelli. Ora Pugioni da Puda, sterza Puda verso il centro, bella palla qua per Carpinelli che la lascia saltare. Carpinelli col pallonetto col sinistro, ce l'ha mosso bene qua la punta, grande palla quella recapitata gli da Puda. Rimessa dal fondo per il Carbonia. Arriva ora il triplice fischio del signor Coni dopo i tre minuti di recupero assegnati. Carbonia 2, Olbia 2, ora due supplementari da 10 minuti per stabilire chi affronterà il Budoni in finale. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo per l'extra time. Iniziano in questo momento i tempi supplementari della sfida tra Carbonia e Olbia, seconda semifinale del terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi, squadre che entrano nell'extra time, ricordiamolo, due tempi supplementari da 10 minuti per stabilire chi raggiungerà il Budoni in finale, squadre che arrivano a questi supplementari di 20 minuti con il punteggio di 2-2. Andiamo rapidamente a ricordarvi quella che è stata la successione delle reti con Carbonia che era passato in vantaggio al quarto minuto del primo tempo grazie a Gherardini, due minuti dopo il pareggio di Zannini, al 22esimo il gol di Carpinelli per il 2-1 dell'Olbia, proprio quando la squadra di Caucci pareva padrona del campo è quasi sicura del posto in finale. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pareggio al 15esimo del secondo tempo firmato da Alberto Piras, un finale di gara equilibrato in cui poi nessuna delle due formazioni si è fatta preferire alla diretta avversaria e supplementari come logica conseguenza dello sviluppo della sfida. Certo che, come già ricordato, l'Olbia
era apparsa piuttosto in controllo fino al gol di Piras. E proprio dopo il gol di Piras, che pur rischiando poco, ha perso qualche certezza in fase di costruzione. Carbonia che recupera palla con Mazzotta, poi si va in profondità, la chiusura puntuale di Giagheddu, si va sulla sinistra là dove agisce il neo entrato Cianfrocca in quello che dovrebbe essere stato l'unico cambio della sfida. Recupera palla ancora il Carbonia, prova ad accentrare il proprio raggio d'azione Mazzotta. Eccolo ancora il numero 7, si fa vedere incontro e riceve il pallone Basciu. Vanno a scambiare con un triangolo lungo il numero 10 e il numero 7, la chiusura in fallo laterale di Pudda, terzino sinistro dell'Olbia, mentre da un numero 3 che mette palla in fallo laterale all'altro numero 3 che con le mani rimetterà in gioco il pallone, si tratta di Alessio Ru. Il servizio per Piras, lato corto dell'area di rigore per l'autore del gol del momentaneo 2-2. Attenzione alla bella scucchiaiata in area di rigore che intendeva premiare il movimento del compagno, spazza l'Olbia Vera, si abbassa come forse mai le è accaduto nel corso di tutta la partita, tutta all'interno della propria metà campo, quasi a voler provare a far uscire il Carbonia per poi punirla con la velocità del suo tridente, che senza nulla togliere al neo entrato Cianfrocca e a colui che ha sostituito Rosa, si ha visto in Carpinelli e Zannini dei protagonisti di altissimo livello, questo almeno per tre quarti buoni di questa semifinale. Tanto altro fischio del direttore di gara. C'è un calcio di punizione per il Carbonia, ci riprova Gherardini, attenzione che la porta è la stessa, è il vento più o meno uguale rispetto al momento in cui era il quarto minuto del primo tempo, lo stesso numero 5 aveva beffato un non incolpevole Trudaiu. Fischia il direttore di gara, parte di nuovo Gherardini, traiettoria che si abbassa, stavolta Trudaiu ha vita decisamente più facile, ha posizionato anche decisamente meglio, un paio di passi più indietro rispetto all'errore piuttosto pacchiano commesso in occasione dell'1-0 del Carbonia. Tanto qua rimane la terra Pudda, calcio di punizione per l'Olbia, siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare qui a Budoni, all'indietro da Giagheddu, profondità a cercare Zannini che è un po' sparito dalla partita, sa che non si inventi qualcos'altro. Questa è la fase decisiva della partita. Le mani per il Carbonia Saiu, rimane a terra, subisce il fallo Basciu, buona anche la sua prova, uno degli elementi di maggior qualità a disposizione di mister Congiu, un paio di belle giocate per il 10, calcio di punizione la cui battuta viene affidata al solito Gherardini dopo che Mazzotta ci aveva pensato per un attimo. Pallone sul secondo palo dopo dove viene dimenticato probabilmente Saiu, vediamo un po' se si tratta del numero 6 del Carbonia che non ha trovato l'impatto col pallone, invece no, si trattava del numero 11 Sanna, tanto c'è un cambio proprio in casa Carbonia, entra il numero 14 Murtas ed esce il numero 3 Orru. Gioco ancora fermo, vediamo un po' se c'è anche un cambio in casa Olbia, così ci pare di capire, ma forse un cambio che non è pronto, eccolo qua. Entra Del Duca,
non siamo riusciti a scorgere il giocatore sostituito. Jagheddu, latte verticale, viene incontro Carpinelli che poi va via al diretto avversario. Attenzione, Carpinelli ha creato superiorità numerica, il pallone per Zannini però è troppo verso il centro del campo, da dove Zannini non è mai arrivato. Libera il Carboni, qua c'è il contrasto tra Jagheddu e Sartini, che è l'altro nuovo entrato in casa Carbonia. Ultimi tre minuti del primo tempo supplementare. Posizione battuta da Saiu, in verticale da Basciu, poi in scivolata, ancora il 10, recupera palla l'Olbia, salvo poi riperdere la bella giocata di Mazzotta che va via al diretto avversario. Può puntare anche Jagheddu, però li prende molto bene il tempo, allunga il gambone e recupera palla, poi Zannini non riesce a proteggere il pallone. Ultimo tocco è di un giocatore in maglia blu, una rimessa viene battuta da Latte con la suola Mameli, ancora da Latte, pallone che ha decisamente oltrepassato la linea bianca. Dopo qualche secondo di pausa di troppo si riparte dal calcio di punizione battuto da Jagheddu. Puggioni, Saiu, recupera palla l'Olbia con Mei, si cerca in verticale Carpinelli, ecco Zannini, poi Carpinelli, ancora il numero 9, in qualche maniera il pallone arriva dalle parti di Zannini che prova a prendersi la fascia centrale, raddoppiato e costretto a scaricare all'indietro. E allora Latte, ancora per Zannini, prova ad accentrarsi per entrare un po' di più nel vivo del gioco. Il pallone per Mei, l'apertura sulla sinistra, rimangono a terra in due, nessuna conseguenza di rilievo e nessun fischio arbitrale. Si riparte con una rimessa laterale in zona difensiva per il Carboni, ultimo giro di orologio per quello che riguarda il primo tempo supplementare, seconda semifinale del terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi, 2-2 tra Carbonia e Olbia. Mameli, cercare Carpinelli, pallone all'indietro, qua c'è un brutto fallo nettamente in ritardo qua da parte del numero 15 Sartini. Ancora a terra il giocatore dell'Olbia che ha subito fallo. Mi pare piuttosto dolorante. Fortunio che non fa che allungare ulteriormente il primo supplementare. Vediamo un po' se Cauci opterà per la sostituzione. Adesso siamo entrati nel recupero senza giocare. Quanto si rialza, dovrebbe trattarsi di Mameli, però adesso deve per regolamento abbandonare il terreno di gioco, lo fa evidentemente claudicante. Vediamo un po' se Cauci sceglierà di sostituirlo oppure di aspettare qualche minuto. Per capire se potrà ancora contare sul suo numero 10. Punizione per l'Olbia. Palla che sbuca in area di rigore. Jagheddu prova a girarla.
E questa è l'ultima giocata del primo tempo supplementare, Carbonia 2, Olbia 2, ancora 10 minuti di extra time e poi in caso di ulteriore parità saranno i calci di rigore a decidere chi farà compagnia al Budoni nella finale di questo Memorial Ivan Basso, giunto alla terza edizione per quello che riguarda la categoria giovanissimi. E andremo a vivere e seguire. Si riprende a giocare Carbone e Olbia, ancora 10 minuti per capire chi guadagnerà la finale di questo terzo Memorial Ivan Basso categoria giovanissimi, due squadre che si sono affrontate per 60 minuti, ancora nessuna delle due è riuscita a prevalere, ricordiamo i marcatori della partita, al quarto Gherardini per il Carbone, al sesto Zannini per l'Olbia. Formazione di Cavocci che ribalta con Carpinelli al 22esimo, al 15esimo dalla ripresa. Il gol di Pilas a fissare il punteggio sull'attuale 2-2. Quei altri 10 minuti che di fatto non sono neanche partiti perché c'è già un giocatore dell'Olbia a terra. Il corso della parte finale di questo bel pomeriggio di calcio qui da Budone, abbiamo visto il tempo effettivo delle sfide ridursi sensibilmente, complici vari contatti, vari guai muscolari che hanno di fatto spezzettato il gioco, talvolta anche un tantino troppo. In questo momento a terra c'è il numero 17 Cianfrocca, il calcio di punizione per l'Olbia, un Cianfrocca che adesso molto zoppicante recupera la posizione retta. Calcio di punizione per l'Olbia affidato a Del Duca, andato via un minuto e mezzo nel corso del secondo tempo supplementare, non si è giocato mai. Pronto anche il cambio dell'Olbia, è entrato Cavocci. Pallone che sbuca sul secondo palo, dove arriva il gol di Capitan Giageddu, ha segnato l'Olbia, ha segnato Carlo Matteo Giageddu, terzo minuto del secondo tempo supplementare, Carbonia 2, Olbia 3, il gol sugli sviluppi del calcio di punizione di Giageddu, dunque l'Olbia che rimette la testa avanti al terzo minuto del secondo tempo supplementare. Carbonia 2, Olbia 3, vediamo se la formazione o di Congiu avrà la forza di riequilibrare ulteriormente la sfida. Calcio di punizione ben calciato da Del Duca, sul secondo palo impattato Giageddu e neanche stavolta Piras, anzi Pintus, scusate, portiere del Carbonia. Poteva fare niente, era Carbonia che si riversa nella metà campo offensiva, ormai c'è veramente poco da difendere. Dovrebbero mancare 7 minuti, ma di fatto poco prima del gol si è giocato per circa 30 secondi, quindi andremo a finire quantomeno al 12esimo nel secondo supplementare. Il rilancio di Pintus, va a lavorare il pallone, rischia un po' Gherardini e poi addomestica con eleganza questo pallone, lo scaglia nella metà campo offensiva là dove c'è il solo Giageddu, pronto a controllare, altro bel controllo stavolta di Saiu,
si fa la guerra in mezzo al campo, attenzione al movimento di Cianfrocca, ecco lo servizio per il piccolo numero 17 dell'Olbia, arriva il raddoppio di marcatura da parte della difesa del Carbonia, pallone che termina oltre la linea bianca, rimessa con le mani per l'Olbia, sul punto di battuta arriva Alessandro Pudda. Ora May si va proprio da Del Duca, traversone da sinistra, costretto ad arretrare per controllare il pallone Zannini, stesso numero 11 che però partiva da posizione di fuorigioco, un po' pigro qua, quello che come già ricordato per ampi frangenti della gara è stato il migliore in campo. Palla lunga ma evidentemente rallentata dal vento. Pallone vicino qua per il neo entrato Del Duca, poi Pudda si va da Cianfrocca, spazza via ancora il Carboni a colpo di testa di Del Duca. Poi Pugioni che agisce in posizione più avanzata. Recupera palla il Carbonia con Saiu, arriva l'intervento in ritardo, il cartellino giallo per Pugioni. Dovremo andare a rivedere probabilmente il nome di chi ha battuto il calcio di punizione da cui è originato il gol di Giagheddu. Cambio di Cauci che ha visto Del Duca entrare, recupera la posizione da difensore centrale, cioè probabilmente confuso, di fatto scambiare Del Duca con Pugioni, ma non ci dilunghiamo molto in discorsi di questo tipo, le immagini poi andranno ad appurare l'eventuale nostro errore in cui ci scusiamo anticipatamente. Calcio di punizione per il Carboni a settimo minuto del secondo tempo supplementare, 3-2 per la squadra di Cauci, pallone scodellato senza troppa convinzione, neanche senza troppa precisione, e con calma ora Samuele Trudaiu. Andare vicino da Giagheddu, il rilancio lungo per il capitano, viene incontro Carpinelli col sombrero, va via un avversario, non al secondo che lo ferma, poi Zannini col fisico questa volta riesce in qualche maniera poi a servire Carpinelli, non c'è fallo sul numero 9. Si riparte dalle mani di Matteo Sanna, si cerca Basciu, qua dovrebbe esserci fallo, infatti così è. Carboniere potrà usufruire di una palla inattiva per provare a creare qualche problema a Trudaiu. Entrambi i gol del Carboniere sono arrivati sugli sviluppi di palla inattiva, un calcio di punizione direttamente in porta di Gherardini, poi sugli sviluppi di un corner, il pareggio momentaneo, il provvisorio 2-2 firmato da Pirassi. Qua libera l'Olbia, pallone in profondità per Carpinelli che stavolta parte in posizione regolare, attenzione a Zannini, un potenziale 2-2, Carpinelli aspetta l'arrivo dei compagni, numero di Carpinelli che va via un avversario, poi forse esagera un po' troppo con i leziosismi, riesce comunque a mantenere il possesso l'Olbia con Cianfrocca che ben si divincola, poi ancora la palla per Carpinelli. Si incischia un po' troppo qua l'Olbia, avrebbe potuto probabilmente fare più male. Attenzione che in una circostanza simile nel primo tempo ha subito nel corso del secondo tempo il punto del 2-2, ci prova il Carbonia con Basciu, ancora Basciu che prova a mettersi in proprio facendo tutto da solo, viene fermato dalla difesa dell'Olbia,
qui serie di scivolate, tanta grinta in questo finale di partita. Basciu, iniziano il taglio del compagno, si trattava solo, andiamo errati di Sanna, libera Lobbia, Carpini, l'attenzione alla traiettoria del pallone che potrebbe venire in qualche modo influenzata dal vento. Pintus a vita facile, prova a ripartire il Carbonia, qua Carpinelli a recuperare palle, a proteggere dall'attacco degli avversari, la Veronica di Carpinelli e poi ancora una volta esagera un po' troppo e poi il tocco con il braccio di Saiu. Carpinelli rimproverato anche da Caucci per aver ceduto in preziosismi. Punizione per l'Olbia affidata a Del Duca. Siamo praticamente entrati nel recupero. Questo secondo tempo supplementare. Saiu. Attenzione al movimento di Sanna. Carbonia che però accompagna poco in questa circostanza. Spazza via l'Olbia. Pallone che torna da Pintus. Non perde tempo, prova a gettarlo in avanti in qualche maniera Zannini. Non serve il possesso, prende un calcione, si gioca per il vantaggio. L'arbitro invece non aveva proprio visto fallo. Allora Carbonia con una delle ultime chance della sua partita, 10:30 sul cronometro del secondo supplementare. Una delle ultime opportunità per il Carbonia con Sartini. Viene fuori da una situazione ingarbugliata Puggioni, c'è Carpinelli in mezzo, Puggioni va via col tunnel al diretto marcatore, poi cerca il tiro cross, arriva il triplice fischio del signor Coni, vince l'Olbia per 3-2 sul Carbonia e si qualifica per la finale. I marcatori, prima di salutarvi, al quarto Gherardini per il Carbonia, al sesto l'1-1 di Zannini, al 22esimo il 2-2 di Carpinelli, al 15esimo del secondo tempo il pareggio di Piras per il Carbonia e al terzo minuto del secondo tempo supplementare il gol di Giaghedu che ha di fatto mandato l'Olbia in finale contro il Budoni. Dunque sarà Budoni e Olbia la finale per quella che riguarda la categoria giovanissima. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.